Tornare la squadra rivelazione del campionato è il primo comandamento del Cesena. Dimenticare Cassano è la parola d'ordine della Sampdoria lanciata verso la zona Champions League, rappresentata adesso dai 15 punti della Juventus. Buon pomeriggio dallo stadio Dino Manuzzi di Cesena, da dove vi salutano Massimo Tecca e Stefano Nava. Sta attaccando il Cesena intanto Giaccherini, palla fuori, Jimenez, a Pià, Curci e poi ancora a Pià che prova a recuperare il pallone, lo affida a Ceccarelli, adesso Giaccherini che si libera, Giaccherini sul sinistro, Giaccherini, la parata di Curci, bravissimo a non farsi sfuggire il pallone. Ecco lo spiovente, a Pià sul primo palo. Ancora Pozzi, dentro Pazzini prova a girarsi, il tocco all'indietro, Coman! Ha tirato sul fondo Coman e questa è la risposta della Samp. La palla corta per Accardi, pallone di ritorno, il cross di Guberti taglia tutta l'area, c'è Lucchini che rimette dentro, Palombo e poi la scivolata di Pazzini. Zauri, ancora Palombo. Palombo dentro per Pazzini! Sembra che abbia una moto al posto delle gambe, adesso Giaccherini va al tiro e calcia fuori. A Pià, sull'esterno c'è Giaccherini, dentro per Ceccarelli, Ceccarelli che va al cross basso e calcio d'angolo, ma è rimasto a terra Jimenez. Sì, perché quando ha scaricato la palla... Chiedono il fallo di mano quelli del Cesena su quest'ultimo passaggio all'interno dell'area di rigore, chiedono il mani di Lucchini. Rivediamo. Sì. Poteva starci, però lo so, qui è in caduta, è in caduta, ma deve tenere le braccia lungo il corpo, non può andare col braccio alto, Finta di Accardi, Palombo in calcio d'angolo, Antonioli sul tiro di Angelo Palombo. Marilungo servito da Coman, ancora Marilungo, arriva Pazzini, Antonioli, grande intervento di Antonioli in calcio d'angolo. Qui va dentro Marilungo dentro, Pazzini, primo gol in campionato, Pazzini porta in vantaggio la Samp. Da questa posizione Marilungo che è subentrato, 10 minuti ma fatti come si deve Marilungo, grande disponibilità al sacrificio e grandissima qualità.